analizzeremo i metodi di accesso ai pannelli di gestione forniti da Aruba Business. In questo caso utilizzeremo un pannello di tipo Plesk, che permette l'accesso in tre diversi modi. I primi due metodi non richiedono l'utilizzo di credenziali, in quanto verranno passate direttamente dal pannello di gestione mediante un canale criptato. Il terzo metodo, invece, permette di accedere direttamente al pannello utilizzando le credenziali che verranno generate all'interno del Plesk. Partendo dalla pagina di gestione di Aruba Business, digitiamo il nome del dominio nella barra dei servizi. Apparirà un pop-up veloce che permetterà di accedere mediante il pulsante pannello tecnico, direttamente al pannello stesso. Il secondo metodo è quello di cliccare sopra il dominio che appare e entrare nella scheda riassuntiva dei servizi del dominio. All'interno di questa area è presente il pulsante Accedi al pannello tecnico, che permette anch'esso di accedere al pannello senza l'utilizzo di credenziali. Una volta effettuato l'accesso al pannello, in alto a destra è visibile il nome utente con cui si effettua l'accesso e, cliccando su di esso, è possibile selezionare Modifica profilo per generare delle nuove credenziali di accesso al pannello. Queste credenziali verranno poi utilizzate nel terzo metodo, per il quale si utilizza invece il browser di navigazione. Da una nuova scheda del vostro browser occorre digitare il nome dominio e 8443, ovvero la porta standard di accesso ai pannelli Plesk. La chiamata di questo link ci porterà ad una pagina di login nella quale è possibile inserire i dati di accesso generati in precedenza e accedere al pannello Plesk. Il pannello Plesk è suddiviso in tre sezioni, due colonne laterali ed una parte centrale. Nella colonna di sinistra troviamo siti web e domini, che corrisponde alla home page del Plesk, applicazioni, che permette di installare applicativi mediante procedure guidate, file, ovvero un file manager che replica le principali funzionalità di un client FTP, database, attraverso cui è possibile gestire i database del dominio, statistiche, che contiene le statistiche del dominio, utenti, che permette di creare utenze da fornire agli utenti quali webmaster per accedere direttamente al pannello e gestirlo, senza dover passare dall'area clienti di Aruba Business. WordPress e Joomla portano invece ai rispettivi toolkit, ovvero applicativi che permettono di gestire questi CMS in maniera rapida, direttamente dal Plesk e senza accedere ai back-end. La colonna di destra mostra Backup and Restore, che permette di gestire i backup automatici che vengono generati da Aruba Business. La sezione di Attività pianificate permette invece di gestire i cron presenti sul dominio. La sezione Resource Usage permette di tenere sotto controllo il consumo delle risorse sul dominio e di analizzare eventuali problematiche legate al superamento delle risorse. Le voci Database, WordPress e Joomla sono invece repliche di quanto visto nel menu nella colonna di sinistra. La parte centrale è quella dedicata alla gestione vera e propria dell'hosting. In questa parte, le principali funzionalità sono impostazioni di Apache e Jinx per la gestione della cache sul dominio, statistiche web SSL TLS, che permette di accedere alle statistiche sul dominio, directory protette da password, che permette di creare parti all'interno del dominio protette da password, registri, che permette di monitorare eventuali errori presenti sul dominio, accesso FTP, che permette di creare nuovi account FTP all'interno del dominio, certificati SSL TLS, attraverso cui è possibile importare certificati o attivare la certificazione gratuita Let's Encrypt. Impostazioni di hosting, attraverso cui è possibile gestire le principali configurazioni del dominio. Impostazioni PHP, attraverso cui è possibile gestire le impostazioni PHP attive sul dominio e selezionare la versione di PHP attiva su di essa, oltre a modificare eventuali valori relativi al linguaggio di programmazione PHP. Gestore di file è una replica di quanto visto su File nella colonna di sinistra, mentre Firewall di applicazione web permetterà di gestire il firewall di sistema attivo sul dominio. In questa sezione sarà possibile attivare, disattivare il firewall di sistema o aggiungere eccezioni nel caso in cui il firewall di sistema stia eseguendo dei rilevamenti falsi positivi.